Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre nel corso della nostra trasmissione ampio spazio al commento dei risultati del fine settimana calcistico con un focus speciale sulla lotta Champions che si sta accendendo. Iniziamo dunque la serie dei collegamenti andando a salutare Massimo Piscedda, allenatore, ex calciatore tra le altre della Lazio. Ciao Massimo, benvenuto. Buonasera a te Lorenzo, a tutti i tuoi web ascoltatori e visitatori. Iniziamo parlando dell'Inter, naturalmente continuano gli elogi giusti, meritati per lo scudetto conquistato dalla squadra di Inzaghi. Secondo te l'Inter è in grado adesso di aprire un ciclo? Per quanto riguarda la tecnica, il potenziale valore oggettivo della squadra, sicuramente sì. Poi tu sai come me che ci sono poi altre situazioni economiche, finanziarie, amministrative, che quello io non lo so, però l'Inter è sicuramente una squadra che nei prossimi anni in Italia sicuramente dirà la sua, in Europa sai la storia cambia, però speriamo che lo faccia anche in Europa. Ecco, per aprire un ciclo adesso e per migliorare ulteriormente questa squadra, secondo te c'è da capire, come dice Arrigo Sacchi, chi è che ha dato veramente tutto fino a questo momento? C'è da inserire magari qualche giovane di grande prospettiva? Quali sono secondo te le strategie? Non lo so. Sacchi un mese fa diceva che Inzaghi faceva un brutto calcio, giocava solo di rimessa, e adesso dà delle indicazioni. Per carità, io non posso darle delle indicazioni, soltanto che nell'Inter c'è Marotta che sa perfettamente come si lavora e come si potenzia una squadra. Ripeto, l'Inter già come è messa adesso in Italia credo che non avrà problemi nei prossimi 2-3 anni. Poi se si vuole rinforzare per l'Europa, e lì bisogna vedere il budget, che budget è disponibile e quali giocatori possono arrivare qui a Milano, insomma, quindi questo io non lo so. Comunque, ripeto, l'Inter quest'anno ha fatto un grandissimo campionato, lo scorso anno comunque è arrivato in finale di Champions League, quindi c'è un'ossatura, lo zoccolo duro c'è ed è molto forte, quindi basterà intervenire su 2-3 elementi di grandissimo valore che poi puoi andartela a giocare con Manchester City, con Real Madrid, Bayern e compagnia cantante, insomma. Taremi e Zielinski fino a questo momento che rinforzi possono essere, tra l'altro a costo zero? Zielinski è un giocatore molto, molto forte, però ripeto, nel centrocampo dell'Inter di quest'anno è difficile trovare spazio e quindi sarà sicuramente un non titolare, però un titolare, insomma, nel senso che sicuramente non mettiamo in discussione il valore del ragazzo, però ripeto, il centrocampo dell'Inter è uno dei più forti, secondo me, d'Europa, quindi sarà difficile migliorare come titolarità quel centrocampo. Comunque Zielinski, secondo me, è sicuramente un ottimo elemento. Parlando invece della Lazio, una delle tue ex squadre, con Tudor si è rilanciata? Grazie a Tudor? Ma no, c'è il cambio dell'allenatore che prima o poi deve dare i suoi frutti. Tudor è sicuramente un allenatore diverso da Sarri, è più pragmatico e quindi adesso piano piano sta raccogliendo quello che sono le sue idee. La Lazio gioca in maniera diversa, anche perché gioca con due play in mezzo al campo, quindi prima giocava solo col centrocampista centrale, quindi ha cercato di cambiare qualcosa, però credo che le difficoltà iniziali piano piano le stanno superando, ecco, i giocatori. Io l'ho vista giocare con Verona, ha giocato una buona gara e i giocatori sicuramente con uno spirito molto molto combattivo e concentrati su quello che può essere anche un finale di rientro, anche se è difficile in zona Champions, anche perché tu quando puoi fare tutto quello che vuoi, poi però devi sperare che inciampano quelli che ti stanno davanti, ecco, quindi questo sarà un po' difficile. Vedi comunque che si è ricreato quello spirito di gruppo necessario per poter ambire a qualcosa di importante, quello spirito di gruppo che magari non c'era stato negli ultimi tempi con Sarri? Lo spirito di gruppo, d'altronde quello di Sarri, e Sarri è lo stesso del secondo posto dello scorso anno. Lo spirito di gruppo si crea
sicuramente parlando con i giocatori e soprattutto facendo i risultati. Ecco, i risultati ti aiutano. La Lazio ha avuto queste tre partite, ultime tre partite, Salernitana, Verona e Genova, e ha fatto il suo, cioè le ha battute tutte e tre perché è nettamente più forte. Ecco, quindi vediamo nelle prossime partite se continuerà questo. Io me lo auguro se continuerà questo tram, insomma. Senti, Zaccagni, che è stato decisivo nell'ultima partita, ha prolungato anche il suo contratto con la Lazio, può essere il simbolo del futuro della Lazio? Ma questo non lo so, lo spero. Zaccagni sicuramente si è meritato il rinnovo perché l'ha meritato sul campo e non a chiacchiere. Quindi sono contento perché secondo me è un giocatore valido, che poi potrà essere il beniamino o quello che trascina la squadra, questo non lo so, non lo vedo nelle sue caratteristiche, però è sicuramente un giocatore che sa fare quando sta bene, ti fa la differenza quando funziona tutto il contesto della squadra. E invece a sensazione con Luis Alberto come andrà a finire tra Luis Alberto e Lotito? Non lo so, io avrei fatto una cosa se fossi stato Lotito. Al momento delle dichiarazioni chiamiamo Luis Alberto, diceva va bene, tu non vuoi un euro in più, togliamo, stralciamo il contratto e poi ti mando libero. Ecco, quindi questo l'avrei fatto. Certo, è stata comunque un'uscita, a tuo parere, dettata dal momento? Da No, parte di Luis perché Luis Alberto? Alberto è un ottimo giocatore, però ogni tanto non ha comportamenti che possono compattare un gruppo. Ecco, tante volte fa queste uscite che invece di compattare il gruppo, come ho detto prima, lo va un attimino a minare. Ecco, e quindi queste uscite non devono essere fatte, però lui già una volta non venne in ritiro, te lo ricordi? Insomma, è un Sì. ragazzo un po' così, tante volte fa il birichino, però ecco, ci faccia capire e sapere qual è la sua strada, ecco. E noi non ce ne rammaricheremo. Uno sguardo anche a Juventus e Milan che non sono andate oltre lo 0-0 nella partita di sabato scorso, una sfida tra deluse, è quello che ti aspettavi, quanto visto sul campo? Sì, perché poi alla fine dei conti il risultato può andare bene a tutti, perché il Milan comunque è entrata con un punto matematicamente nella Champions League del prossimo anno. La Juventus comunque pareggiando anche il Bologna ha mantenuto la distanza, quindi secondo me è stato utile poi alla fine anche il punto per tutte e due. Ti aspetti di vedere altri allenatori sia sulla panchina del Milan che soprattutto su quella della Juventus nella prossima stagione? Non lo so, voi giornalisti state sponsorizzando quello e quell'altro, però io ripeto, sostituire un allenatore che arriva secondo e migliorare vuol dire che prendi uno per vincere il campionato. E poi sostituire anche un allenatore che comunque arriverà terzo o quarto, non lo so, parlo di Allegri, che comunque sono 2 anni travagliati, molto travagliati, secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Poi ripeto, Lorenzo, tu non puoi giocare sempre male per 30 partite, perché se giochi male, terzo non arrivi o quarto non arrivi, cioè in zona Champions non ci arrivi e neanche in finale di Coppa Italia. Quindi ecco, io credo che certe critiche per degli allenatori sono state molto aspre per poter poi cioè fare dei nomi che ci stanno, perché Conte si sa che è un allenatore, un ottimo allenatore, cioè non deve essere aiutato. Conte lo prendi perché devi rigenerare un ambiente, che lui è ottimo, un ottimo allenatore, ecco. Però ecco, questo continuo mettere sul giornale che verranno cambiati gli allenatori mi sembra un po' eccessivo per chi sta ancora allenando, tra l'altro. In generale, comunque, cosa pensi degli allenatori stranieri nel nostro campionato? Perché, ad esempio, per la panchina del Milan si parla di Lopetegui, si parla anche di Fonseca, che abbiamo già conosciuto nella sua esperienza alla Roma. Ah, io questo non lo so, io quando si dice Coverciano è un'ottima scuola, quindi gli allenatori italiani io li prenderei sempre, anche perché se tu prendi un allenatore straniero abituato che viene dal Barcellona o viene dal Real Madrid, in Italia non c'entra proprio niente, perché qui il calcio è un altro sport, il livello negativo, cioè lì è un altro sport. Quindi abituarsi, questi allenatori molto bravi che si abituano al calcio italiano lo vedo molto molto difficile, quindi io opterei sempre per gli allenatori italiani. È chiaro che
Cambiare si deve cambiare perché l'assuefazione poi dopo 3-4 anni ci sta ed è un bene cambiare per tutti, o cambi i giocatori o cambi l'allenatore, quindi anche perché gli stessi giocatori per tanti anni, lo stesso allenatore per tanti anni, forse poi alla fine l'assuefazione dà fastidio, quindi anche il cambiare ci sta, però ecco, ripeto, per assuefazione basta, non per demeriti. In questo sei d'accordo con Fabio Capello, che appunto sottolinea proprio ciò che stai dicendo, e cioè che dopo un po' l'allenatore è in difficoltà a far presa sui giocatori dopo 2 o 3 anni. Sì, poi ci sono squadre che rifanno i contratti per 5 anni, quindi probabilmente andrà via prima l'allenatore che i giocatori che hanno il contratto. Quindi anche quello, se è un allenatore che si vede rinnovare i giocatori a 3, 4, 5 anni, insomma, prima o poi, secondo me, se ha la possibilità è meglio che vada via. Senti, uno sguardo anche al Napoli, al massimo a tuo parere dovrà accontentarsi dell'Europa League? Io mi dispiace per il Napoli perché ieri comunque l'ho vista giocare, ha fatto una buona gara e meritava secondo me anche la vittoria. Poi si è un po' persa sui dettagli perché poi sappiamo benissimo che la Roma la maggior parte dei gol li fa sempre su calci piazzati, soprattutto i calci d'angolo, e lì è stata veramente un'ingenuità di concentrazione che il Napoli in questa situazione, nella situazione in cui sta, cioè tanto lontanissimo dalla Champions, e probabilmente lotterà per Europa League. Io lo spero perché ieri comunque secondo me è stata una domenica, una partita che secondo me con i 3 punti già andava meglio. Ecco, domenica giocherà a Udine, troverà il suo passato che è Cannavaro, quindi o rinasce il Napoli o condanna l'Udinese, cioè Eh questi sì. A sono poi quella partita è quella, insomma. proposito di Cannavaro, come lo vedi sulla panchina dell'Udinese, soprattutto in chiave salvezza, una salvezza che in questo momento non è così semplice? Non lo so, io do sempre un bonus ai giocatori che hanno fatto una grande carriera, quindi se la gioca, chiaramente lui ha un passato solo a Benevento, che poi non è andata neanche bene, quindi è un passato molto all'estero. Salvare l'Udinese quest'anno, se ci riuscirà, sarebbe una grossa impresa e anche diciamo così, come si dice, un passepartout per pensare a qualcosa un po' più in grande, ecco, questo sì. Tornando al Napoli, non si parla soltanto della panchina del futuro, ma anche del giocatore che dovrà sostituire Osimhen. È stato ipotizzato anche Retegui come calciatore adatto per il post Osimhen. È chiaro che si sta parlando di due giocatori con un curriculum diverso. Cosa ne pensi? Potrebbe essere una soluzione azzardata? Potrebbe essere Io giusta? questo l'operatore di mercato, io tra Osimhen e Retegui non faccio neanche il paragone perché uno è talmente più forte dell'altro che non. Però Retegui è un buon attaccante su questo. Sai, Lorenzo, ci sono due categorie degli attaccanti: ci sono i buoni attaccanti e i grandi attaccanti. Ecco, io credo che Osimhen sia un grande attaccante. Retegui è un buon attaccante. È un buon attaccante. Certo, però c'è la sua bella differenza tra grande attaccante e buon attaccante. Esatto. Grazie a Massimo Grazie a Piscedda. voi, un abbraccio, ciao Lorenzo. Grazie. Adesso torniamo a parlare dell'Inter e lo facciamo attraverso le parole di Corrado Rico che abbiamo avvicinato, l'abbiamo sentito ai nostri microfoni. Corrado Rico che in carriera ha guidato anche i Nerazzurri e fa un paragone molto particolare a proposito di Simone Inzaghi. Sentiamo. Ora tu mi porti violentemente all'interno delle mie letture filosofiche. E questo parrebbe un atteggiamento di presunzione mia, mentre la colpa è solo tua, perché mi chiedi cosa è Inzaghi. Inzaghi è uno che ha applicato al Milan, all'Inter, le teorie dell'iperuranio di Platone. Ecco, ora la domanda è: quali sono le teorie di Quali sono e perché? Come? Quali sono e perché le ha applicate? Se tu pigli ogni giocatore dell'Inter e lo analizzi e vedi quello che fa e quello che ha fatto il campionato, te ti accorgi che lì c'è la mano suprema di un'idea più alta, l'idea dell'iperuranio. Allora lui l'ha trasmessa a, come si chiama quello che faceva il difensore esterno di destra e ora gioca alto esterno di destra, era col Torino. Darmiano.
Se tu vedi Darmian, Darmian era un terzinaccio senza genio. Se tu lo vedi ora giocare, a parte che gli ha fatto 3 o 4 gol decisivi, ma soprattutto pianta dentro l'area di rigore svariati cross che non sono più figli di quello che lui sapeva far prima, che era difendere e basta, ma quello che gli è stato, come dire, saldato su di sé l'idea dell'iperuranio. Poi andiamo avanti, se pensiamo a Di Marco, dico, l'iperuranio è stato preso, Di Marco portato nell'iperuranio e lasciato lì 20 giorni per fargli assorbire tutte le idee che servivano al calcio di Inzaghi. E poi andando avanti penso all'armeno Mkhitaryan, che giocatore era alla Roma e che giocatore è ora. Cioè alla Roma era un trequartista con poche invenzioni, all'Inter è un giocatore che gioca da area a area con una facilità e una semplicità ammirevole. Ancora pigliamo il centrocampista che lui ha messo più basso di tutti, quasi a contatto con i difensori. Quello lì è il vero miracolo iperuranico di Inzaghi. Basta. La Juventus ieri soltanto un pareggio con il Milan, due deluse? Ma ieri sembravano due squadre a fare le bastonate, due ciechi. Ciechi bianconero e ciechi. Come viene chiamato? Milan. Ciechi rossonero. Però devo riconoscere che la Juventus, pur avendo, come dire, una disistima per quello che ha fatto finora, meritava di vincere, perché ha avuto 3-4 occasioni nell'area piccola del portiere. E per il futuro della Juventus che dice? Allegri? Ma ai miei occhi, non perché è un conterraneo nostro, Allegri è il meno colpevole, lì è stata fatta una squadra sbagliata. Quindi siccome le squadre le fanno i dirigenti in Serie A, gli allenatori sono liberi per pigliare le colpe. Ora non diamo le colpe a Allegri, vediamo Allegri cosa aveva e cosa fa. Quindi ha fatto oltre 60 punti con una squadra che veramente gli ridava vendetta. Anche le alternative erano scadenti, penso a Rugani, penso a De Siglio, penso a Kane. Quindi dipendesse da te, Allegri lo confermeresti? Ma io personalmente, tanto dipende dai dirigenti, se vogliono fare una squadra forte Allegri va bene, perché Allegri devi dare la squadra forte, perché se vuoi che la Juve giochi per vincere, Allegri non ci mette niente del suo, gestisce il valore dei giocatori. Se i giocatori sono forti, molto forti da Juventus, e allora Allegri la può guidare benissimo. Se invece ci sia risparmio, c'è da pigliare qualche giovane, qualche rientro che è stato mandato in squadre inferiori a fare esperienza, se il discorso sarà quello, allora Allegri perde la voglia poi. Senti, ultima considerazione sul Milan, il futuro del Milan, la panchina, non ci sarà Pioli, cosa pensi anche di Lopetegui che in questo momento sembra... No, io penso all'ingiustizia che mettono in atto la proprietà del Milan verso Pioli. Allora, questo qui cosa ha fatto? Ha vinto uno scudetto, è arrivato secondo quest'anno, perché arriverà secondo. Una squadra che gli hanno rinnovato in maniera cervellotica. E quindi qual è la colpa di Pioli? Questa è la domanda da fare. Ai miei occhi non ne ha colpe. Quindi meriterebbe una conferma. Lopetegui, punteresti su un allenatore straniero? No. Gli allenatori stranieri in Italia sbattono il muso contro il muro, perché prima che hanno capito la complessità, perché vedi, la complessità del calcio italiano è talmente elaborata che pochi riescono a scioglierla, la complessità. Tutti quanti rimangono invischiati nella complessità, specialmente gli allenatori stranieri.
dimmi te l'allenatore straniero che ha centrato e che ha fatto dei campionati di primo ordine. Mourinho, ma un altro discorso. Chi è? Mourinho, ma Mourinho quando? 20 anni fa, sì. quando era ancora un allenatore. Ora c'ha la pancia piena, c'ha le ville in Portogallo e farebbe bene andare a approfittarne e a rilassarsi. Un altro allenatore, Mourinho non è più quello del tripletto. E dunque, dopo le parole di Corrado Rico, mai banale, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.